Perseo con la testa di Medusa è una scultura bronzea di Benvenuto Cellini, posta sotto la loggia dei Lanzi. È una scultura importante manierista. L'altra opera commissionata espressamente per quella ubicazione è il Ratto delle Sabine del Gian Bologna. Perseo è in piedi sul corpo di Medusa, appena decapitato, con la spada impugnata nella mano destra, mentre con la sinistra solleva trionfante la testa di questo mostro tenuta per i suoi capelli. Sulla nuca della statua è presente tra l'altro un dolente autoritratto del Cellini. Il piedistallo invece su cui poggia la scultura è un vero capolavoro, per la finezza dei bronzetti rappresentati, manifestandoci l'abilità del Cellini come orafo e come scultore. L'opera fu commissionata da Cosimo I de' Medici dopo il suo insediamento a Duca della città di Firenze. Il Cellini la realizza tra il 1545 e il 1554. L'opera dunque rappresenta un manifesto politico, come lo era anche il Davide di Michelangelo, quest'ultimo espressione delle libertà repubblicane. Invece il Perseo del Cellini diventa l'affermazione dell'assolutismo medicio e quindi del Duca, e il suo taglio netto con le esperienze repubblicane è rappresentato proprio dalla testa di Medusa. Dal corpo di Medusa escono dei serpenti, allusione quindi proprio alle discordie fiorentine. Molta della fama del Perseo è dovuta proprio alle circostanze della sua fusione, che vengono raccontate dal Cellini nella sua autobiografia. Lui ci dice che fu quasi un'impresa epica per lui e per i suoi assistenti. Pensate che fu assalito anche da febbri e da sudorazione. Poiché poi un temporale aveva fatto abbassare la temperatura, fu costretto anche a mettere in fusione tutte le sue stoviglie di casa e ci fu, pensate, persino un principio di incendio alla sua bottega. La statua è costituita da soli tre pezzi, o quattro se contiamo anche la spada. Quindi il corpo dell'eroe, il corpo della Medusa su cui posa i piedi proprio il Perseo e la testa della Medusa. Una volta raffreddata, la statua risultò in gran parte ben fusa, pur richiedendo però una lunga operazione di rinettatura. Ma in realtà, per le sue dimensioni e per il braccio proteso in alto molto esternamente rispetto al corpo, era stata ritenuta impossibile da fondersi in un solo getto. A detta del Cellini, lui dovette rifare solo una parte delle tre dita del piede destro, il punto sul quale poggiava tutta la fusione. In realtà, quello che lui chiama una semplice rinettatura durò ben diversi anni. Infatti, dal dicembre del 49 fu terminata nell'aprile del 1554, quando fu posta proprio sotto la loggia dei Lanzi. L'opera fu anche criticata sia per la posa languida, sia per l'eccessivo dettaglio, che tradiscono più un'esperienza da orafo, che prese dunque il sopravvento sull'attività di scultore. Infatti, i due bozzetti conservati al Museo Nazionale del Bargello, uno in cera e uno in bronzo, sono superiori sia per plastica che per inventiva della posa. Il Cellini era un personaggio molto particolare. Potremmo definirlo anche un delinquente e un assassino, perché ebbe più volte problemi con la giustizia e la legge, come lui stesso tra l'altro ci racconta nella sua autobiografia, dove narra delle sue malefatte ma anche della sua finissima arte. Vi vorrei infatti leggere un suo pensiero che la dice lunga sul personaggio che egli era, tra l'altro tratto proprio dalla sua autobiografia. Lui così scrive: gli artisti, unici nella loro professione, non hanno da essere obbligati alla legge. In sostanza, lui poteva fare ciò che gli pareva. Vi aspetto alla prossima puntata.